le spaccature del governo ci preoccupano per quanto riguarda il PNRR. C'è una grande preoccupazione da parte nostra, è una questione di interesse nazionale. Non possiamo permetterci di rinunciare a queste somme, neppure a parte di queste somme. Intanto abbiamo l'idea che il PNRR sia un'occasione unica e irripetibile per l'Italia, che questo governo non può farci perdere con i suoi ritardi, con i suoi dubbi e con le modifiche di cui parla da 9 mesi senza che ancora nessuno sappia quali sono. Quelle di cui si parla... Datemi qualche minuto, non voglio essere troppo lunga, ma questo è molto importante, per raccontarvi di una bella notizia. La Commissione europea, dopo un lungo e faticosissimo lavoro di confronto, ha approvato le modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che erano state presentate dall'attuale governo nello scorso mese di agosto. È un lavoro del quale io vado estremamente fiera. Nel nuovo piano ci sono 5,2 miliardi di euro dedicati agli investimenti nelle reti e nelle infrastrutture, a partire da quelle energetiche strategiche, perché vogliamo continuare a portare avanti la nostra visione strategica di un'Italia che può essere hub energetico d'Europa, ponte nel Mediterraneo, ponte di collegamento tra l'Africa e il vecchio continente. Ci sono fondi per il diritto allo studio, dalla messa in sicurezza degli edifici scolastici fino a un piano importante per le borse di studio, passando per le residenze degli studenti universitari. C'è 1 miliardo di euro per favorire l'accesso al mercato del lavoro, colmare il divario tra domanda e offerta di competenze professionali e quindi aiutare ancora il lavoro. Ci sono altri 750 milioni di euro sulla salute, in particolare per l'assistenza domiciliare integrata e la telemedicina. C'è 1,2 miliardi di euro per la ricostruzione delle zone alluvionate a partire dall'Emilia Romagna, ma ci sono soprattutto 12,4 miliardi di euro dedicati alle imprese. È stato un lavoro molto più complesso di quanto si possa immaginare. Non era scontato portarlo a casa, ma siamo riusciti. E io ancora ricordo quando qualcuno diceva che era impossibile rivedere il PNRR, dicevano che solamente proporre era un'idiozia oppure una follia, aggiornare quel piano a un contesto mutato, a sfide nuove. Però la verità è che impossibile è la parola che usa sempre chi non ha coraggio, e a noi invece il coraggio non manca.